non avete più bisogno di me. Ti cercheremo qualcosa di temporaneo. Puoi sostituire Jack all'incontro di oggi? Alla riunione con gli editori? Solo per oggi. Tu sei l'unica che conosce tutta la selezione. Beh, sì, ma io... Hai ragione, è troppo. Ok. Chiamami quando hai finito. Dobbiamo pubblicare meno titoli. Restiamo con gli autori consolidati. Concentriamoci sul nostro nucleo di lettori. No, espandetevi. Come, scusi? Quindi, secondo lei, che cosa dovremmo pubblicare? Voci più nuove, insieme agli autori consolidati. Voice Fox, per esempio. 80.000 contatti la scorsa settimana. Su serio? I contatti online non automaticamente si traducono in vendite di copie. Beh, ma potrebbero. Il suo pubblico online va dai 18 ai 24 anni e quelli sono esattamente i lettori a cui dovremmo rivolgerci. Io vi faccio vedere le statistiche. Credo che valga la pena rischiare su di lui. Forse dobbiamo dargli un'occhiata. Ma... grande idea. Anna, senta. Signor Roach, mi deve scusare se sono stata... temporaneo, non lo so. Ok, allora sostituirà Jack temporaneamente. Va bene? Perfetto, ok. È a posto, andiamo. Al caporedattore della SIP. Caporedattore temporaneo. Finché non scoprono quanto sei brava. Christian, c'entri qualcosa tu per caso? No. Ehi, hai fatto tutto tu. Che c'è, non mi credi? Non ci credo io più che altro. E riguardo la cosa di ieri sera? Di venire a vivere con te. Mm-hmm. Io credo che forse dovrei andare a prendere alcune cose dal mio appartamento. Si può organizzare. Bene. Ora magari possiamo continuare a festeggiare a casa. Il conto, per favore. Togliti le mutandine. Adesso. Proprio qui? Sì, proprio qui, ora. Coraggio. Please to the calling of your heartstrings that play soft and low.